Muscariello, che interviene a nome del coordinamento Sinistra Unita di Empoli. Grazie. Grazie per avermi dato la parola. E innanzitutto voglio dire che sono particolarmente felice di vedere tanti compagni di una vita. Sono particolarmente contento perché questa mattina abbiamo qui un rappresentante del territorio, un rappresentante del territorio che da tempo segue la vita politica di Empoli. Io sono qui questa mattina in sostituzione di un compagno che doveva essere al mio posto, il compagno Gerardo Rosanini. Il quale, per motivi di famiglia, ha delegato me a rappresentarlo. Certo è che io rappresento qui questa mattina un gruppo di compagni che negli ultimi anni e negli ultimi mesi hanno vissuto una vera depressione politica. Non vedevano all'orizzonte scenari nuovi, ipotesi che si potessero fare per continuare a fare politica con il cuore, con la passione. Ebbene, la nascita di questa lista, che oggi è solo un cartello elettorale di Liberi e Uguali, ci dà una nuova speranza, quella speranza di rivedere attorno a Liberi e Uguali l'aggregazione di tanti compagni che ormai erano disperati. Noi, i compagni che io rappresento oggi, li rappresento perché avevamo da tempo fatto una serie di riunioni, alcune anche con i compagni di provenienza socialista, perché i compagni che io rappresento questa mattina sono di, diciamo, esperienze politiche diverse, chi di SEL, chi di Rifondazione, chi dall'ex PD, che però trovano in Liberi e Uguali questa speranza. Noi vogliamo costruire intorno a Liberi e Uguali una sinistra vera, una sinistra riformista, contrariamente a quello che sta avvenendo oggi. Vorrei subito dire che sono particolarmente felice della candidatura di Federico, perché qui ci sono tantissimi compagni di sinistra. Mi ha fatto un poco specie il fatto che ieri il nostro sindaco di Empoli, che rappresenta un'amministrazione di destra, c'è stata l'inaugurazione della sede di un candidato del PD. Io credo che veramente siamo arrivati all'inverosimile, non si capisce più niente. Ci sono alcune figure politiche. Come? Ci sono alcune figure politiche che ormai fanno inversione a U, senza tenere conto del codice.